Ciao, sono Stefano Alloero e sono un fotografo. Per me la ricerca dell'estetica è un modo di vivere. È una maledizione, perché quando tu hai questa fissazione che devi vedere il bello, devi cercare il bello, anche quando vai a cena fuori, una forchetta fuori posto ti dà fastidio. E io voglio creare il bello, voglio cercare il bello nelle cose. E voglio crearlo dove non c'è. Non saprei nemmeno dire se esiste già e io lo ricerco o lo creo. È una ricerca personale. Il mio approccio alla ricerca estetica è la fotografia. Ma io non mi ritengo un fotografo. Io uso la fotografia per collegarmi con le persone, per collegarmi con l'universo, per collegarmi con questa ricerca. Sono sempre una persona che ha difficoltà a esprimersi a parole, mi vergogno di esprimermi a parole, soprattutto quando si parla di sentimenti o di emozioni, e tendo a chiudermi a riccio. Ho iniziato ispirandomi a un fotografo, ad altri fotografi. Poi, dopo svariato tempo, sono arrivato a sviluppare quello che penso essere una mia identità, che mi ha portato con alcuni amici anche a pubblicare una rivista, un magazine che si chiama Diablerie, che ci permette di superare quelli che sono i limiti dei social media. I social sono un grande mezzo, ma anche un incubo da vivere, perché non sono il luogo di arrivo di ciò che faccio, sono una vetrina. I social network però te lo snaturano, te lo distruggono, non ti permettono di postare una nudità, devi alterare, devi censurare, altrimenti non hai la possibilità di caricare sui social network. C'è un'ipocrisia di fondo in questo, perché ci impedisce di mostrare qualcosa che è una ricerca del bello, quando poi permette l'autopromozione di bellezza non salutare, di anoressia o di pillole dimagranti, ci imbottisce il cervello di cazzate. La cosa divertente è che io combatto questa crociata, ma nella vita reale io sono un grafico e sono un social media manager. Io di giorno lavoro con i social network e di notte li combatto. Io sono sempre stato una persona creativa, sono sempre stato più riservato, almeno con la mia famiglia. Quando successivamente mi sono aperto un po' di più, sono stato stupito nel trovare invece grande supporto. In generale io capisco che quello che faccio possa essere vittima di pregiudizi. Io fotografo la gente nuda, la gente non può conoscermi, non può sapere qual è la mia idea alla base, e soprattutto molti non sanno distinguere la differenza tra qualcosa che è erotico, qualcosa che è pornografico o qualcosa che non ha nessuna accezione sessuale. Fondamentalmente vale il vecchio adagio che la malizia è negli occhi di chi guarda. E io mi ritengo fortunato a essere sempre stato in una bolla che mi ha appoggiato e mi ha dato la possibilità di continuare a fare quello che faccio. Uno dei pregiudizi più diffusi, ad esempio, è il fatto che le persone che posano per me lo facciano per una questione di egocentrismo. Non è vero. Non necessariamente. Può esserlo, ma principalmente è un esercizio di accettazione di se stessi. È un esorcizzare problemi legati al proprio corpo, alla propria immagine. Oppure, perché deve esserci semplicemente una spiegazione? Possono farlo solo perché gli va di farlo. Chi sei tu per giudicare? La cosa che mi piace di più di tutta questa attività, di tutto quello che faccio, è, vorrei dire, la libertà, ma lo è soltanto parzialmente. La cosa che mi piace di più è che quello che sto facendo mi dà la sensazione di andare contro qualcuno, contro qualcosa che io ritengo sbagliato, che sia un moralismo falso, che sia ipocrisia.
E nonostante tutto, per me il momento più bello non è ancora quando io sono libero lì che scatto, perché mi sto arrovelando mille pensieri per la testa. Il momento più bello è quando io ho finito, guardo l'ultimo lavoro ormai post prodotto, lo guardo per ore, sto lì a guardarlo e dico: ho fatto qualcosa di bello che prima non c'era. A me piace fare le cose belle, quando le guardo sono soddisfatto. Mi piace sapere che qualcuno le guarderà e si farà delle domande. Non necessariamente domande buone o domande cattive, che rimarrà sospeso, avrà quei 2 secondi di incredulità e dirà: cosa sto guardando? Ecco, quello mi basta, quei 2 secondi della persona che guarderà il mio lavoro.